Bentrovati anche dal Veneto, speciale di Pasquetta dedicato alla sanità. Io do il bentrovato e ringrazio per essere in nostra compagnia al dottor Gianluca Babbo, che è il direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Porto Gruaro. Dottore, grazie per essere in nostra Grazie a voi. compagnia. L'occasione è anche quella di parlare di un reparto che sta crescendo, di un reparto che nel corso dei mesi ha avuto diversi dibattiti, diverse vicissitudini, diversi avvicendamenti, ma che guardando, no, alla sostanza sta ripartendo dopo una chiusura di qualche tempo fa. Allora, dottore, lei è in servizio da qualche mese e possiamo dire che il reparto parto ha già avuto una ripartenza importante. Che ambiente ha trovato? Ma io vengo da una struttura molto grande, molto grossa, che è l'azienda ospedaliera di Padova, un centro di riferimento regionale, e senza dubbio Porto Gruaro è un pochettino più piccola, però ho trovato un ambiente estremamente accogliente, attrezzato di tutto, con delle caratteristiche peculiari che non sono proprie di tutti gli ospedali. Qui a Porto Gruaro, per esempio, esistono delle sale travaglio parto singole dotate di servizi e questa non è cosa scontata. Una cosa estremamente importante per il benessere della partoriente che riesce a vivere questo momento così particolare della propria vita in condizioni di intimità, anche con la presenza del partner o di chi chiede e possa assistere. E quindi impressione estremamente positiva. Estremamente positiva. Non solo poi le sale parto, ma anche le sale di degenza, le stanze, sono tutte stanze a due letti, è tutto nuovo, insomma, io posso solo dire che bene, ecco. Ecco, dal suo arrivo, quali sono state, diciamo, le direttive, no, che ha impartito, ma anche l'organizzazione, insomma, del lavoro in reparto? Fin dalla prima riunione con il personale, ho cercato di valorizzare quelli che ritengo siano i punti di forza dell'ospedale e del reparto maternità di Porto Gruaro. È un reparto prevalentemente fisiologico, dove partoriscono le gravide a termine dopo la 37ª settimana. E quindi ho trovato un ambiente estremamente favorevole nel recepire la necessità di dare un'assistenza il più fisiologica possibile. E nella nostra sale parto, la paziente in travaglio è libera di muoversi, è libera di mantenere le posizioni naturali, anche perché la letteratura internazionale, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la gravida deve essere libera, la partoriente deve essere libera di trovare la posizione che più le dà sollievo e le mie ostetriche, che sono bravissime da questo punto di vista, hanno accolto con estremo favore, anzi mi hanno fortemente stimolato in un percorso di questo tipo. Quindi il parto il più naturale possibile, con il massimo controllo possibile del benessere fetale e della mamma. Questo è il fiore all'occhiello della struttura. Dal punto di vista prettamente ostetrico. Poi esistono una serie di altre attività, ambulatori, specialistici, alcuni già esistenti e altri che verranno attivati prossimamente. Prossimamente, prima dell'estate, aggiungeremo un altro tassello a quello che è il percorso nascita, perché verrà attivato l'ambulatorio per la diagnostica ecografica del secondo trimestre, cioè la cosiddetta ecografia morfologica, e verrà attivato prima dell'estate. E poi nel corso dell'anno attiveremo anche un ambulatorio per la menopausa, attiveremo anche un ambulatorio di ecografia ginecologica di secondo livello e poi un sacco di altre cose. Insomma, c'è tutta un'attività chirurgica fiorente, la PMA che è partita molto bene, abbiamo una grande lista di attesa, quindi Poi c'è. magari ci torneremo anche sulla PMA perché è un discorso sicuramente importante da valorizzare. Ecco, quindi le novità principali, se possiamo riassumerle brevemente, quali sono? Sono che il reparto è partito a pieno regime, tutti i servizi sono attivi, abbiamo già eseguito dall'inizio dell'anno oltre 75 interventi chirurgici, endoscopici, non endoscopici, oncologici, abbiamo una sessantina di nascite
E io lo vedo come un reparto che può avere un buon futuro. Un buon futuro. Senta, dottore, lei ne parlavamo nel dietro le quinte, no? Ha un'esperienza e un trascorso anche importante in un'azienda altrettanto importante come quella ospedaliera di Padova. Com'è cambiato, secondo lei, anche la concezione del partorire rispetto ad un tempo? Rispetto a tanti anni fa? Se noi andiamo indietro negli anni, 40-50 anni fa, esisteva una concezione abbastanza fatalistica, nel senso che si accettava più facilmente tutto quello che veniva. Il progresso tecnologico, lo sviluppo della ricerca scientifica e tutto quello che ci contorna prevede che la gravidanza abbia un monitoraggio estremamente attento sia da un punto di vista materno che da un punto di vista diagnostico fetale, sia ecografico che con tutta quella che è la diagnostica genetica che c'è oggi, test combinati, ricerca di cellule fetali nel sangue materno. Quindi esiste uno scrupolo nel seguire la gravidanza che ci deriva dallo sviluppo tecnologico che una volta non c'era, insomma. E la paziente questo lo sa, la paziente lo chiede e noi abbiamo tutto il dovere di dare la massima assistenza e la massima informazione alla partoriente. Questo è un cambiamento figlio anche dei tempi, ovviamente. Figlio, no? Dei tempi, figlio della preparazione medica, ovviamente quello che si studia oggi all'università non è quello che si studiava 50 anni fa. E conseguentemente noi alla gravida dobbiamo dare il meglio che c'è. Assolutamente. Senta, tornando a Porto Gruaro, di quante stanze si compone il reparto? Il reparto ha delle stanze dedicate all'ostetricia e altri letti dedicati alla ginecologia e al day hospital. Noi abbiamo una decina di posti letto nel reparto ostetrico, sono tutte stanze a due letti, come dicevo prima, con i servizi in camera, fasciatoio in camera. Esiste il rooming in, nel senso che nel momento in cui il bambino nasce, dopo che è stato in sala parto, nelle due ore canoniche del postparto, va in stanza e sta sempre con la mamma, va al nido solo esclusivamente per i controlli di routine. E poi abbiamo delle stanze ginecologiche, dei letti ginecologici, abbiamo quattro posti letto per il momento che vengono utilizzati per interventi di day hospital e per interventi di tipo maggiore, sia laparoscopico che chirurgico tradizionale. Si avvale anche di un'equipe di ostetriche davvero di primo livello, Porto Gruaro. Dico, ovviamente tutte le aziende ospedaliere le hanno, assolutamente tutti gli ospedali le hanno, però parlando di Porto Gruaro, anche su questo riflettavamo prima, personale anche giovane ma con esperienza. Sì, dobbiamo dire che l'ospedale di Porto Gruaro, se noi escludiamo questi ultimi anni in cui ci sono stati dei problemi per la numerosità dei medici, quindi un certo calo dei parti, se noi escludiamo, chiudiamo questa piccola parentesi, l'ospedale e il reparto esce da un passato glorioso, diciamo così. Ci sono stati tempi in cui la maternità di Porto Gruaro faceva 700 parti l'anno, quindi questo è personale abituato a gestire grandi numeri. E questo ci dà sicurezza, non possiamo guardare il dato dell'anno scorso, di due anni fa, noi dobbiamo guardare da dove viene questa gente, questi sono professionisti esperti e tutta gente capace. Io ho trovato non solo dei collaboratori capaci da un punto di vista tecnico, ma anche da un punto di vista umano, sia il personale medico che il personale infermieristico, ostetrico e osso. Non solo questo, ma anche gli altri colleghi degli altri reparti, un ottimo feeling in caso di necessità e di collaborazione. Ecco, da cronista qualche tempo fa ho seguito la presentazione proprio a Porto Gruaro di questo nuovo centro di procreazione medicalmente assistita. Anche questo è un passo in avanti se si considera ai tempi passati, ma anche ad un servizio che c'è per chi risiede nel territorio del Veneto orientale, o meglio del Porto Gruarese, ma perché no, anche del vicino Friuli Venezia Giulia, di poter essere accompagnato ancora prima del concepimento, ma soprattutto nell'eventualità in cui la coppia possa anche avere, può accadere anche dei problemi nel concepimento. Ecco, come sta andando e soprattutto quali sono le caratteristiche di questo nuovo servizio?
È un servizio, una unità semplice che ha come direttore il mio aiuto più esperto, che è il dottor Rosario Pignalosa. E, il centro è partito più o meno a ottobre, novembre. E, le richieste sono tantissime, si tratta per il momento di un centro di primo livello, cioè un centro dove viene fatta la fecondazione intrauterina. E però da disposizioni della regione e anche da indicazioni della direzione sanitaria noi ci stiamo muovendo per prepararci nel tempo a creare anche una struttura di secondo livello, cioè una struttura dove si potranno fare le fecondazioni in vitro, la FIV, TLX, questi tipi di fecondazione qua. Le richieste sono moltissime, abbiamo 2 mesi di lista di attesa. E il dottor Pignalosa è una persona estremamente dedita a questo tipo di servizio. Lo intendo, mi piace sottolineare la parola servizio Servizio. perché il nostro lavoro è un servizio alla popolazione, quello che io dico sempre, dobbiamo dare il massimo servizio a tutte le persone che vengono, che devono trovare in noi un punto di riferimento. E sta andando bene, sono partiti tutti i primi cicli di stimolazione ovarica e vedremo i risultati a breve. Ecco, se non erro c'è anche addirittura un servizio di psicologi, no? Che aiuta la coppia. Sì, a parte che questo è un servizio che può essere richiesto anche nel corso di una comune degenza, esiste anche questa possibilità, qualora ci sia la necessità e il punto di PMA è un punto di accentramento di tutti questi servizi. La PMA, il centro di procreazione medicalmente assistita, si avvale di personale di supporto psicologico, si avvale anche di tutti gli altri specialisti dell'ospedale, perché se la paziente o il paziente dovessero avere dei problemi urologici, ci appoggiamo all'urologia, o problemi chirurgici e ci appoggiamo alla Chiaro. chirurgia. Quindi diciamo che è una squadra che lavora, ecco. Ecco, per quanto riguarda la ginecologia, invece. La ginecologia, beh, è quella di cui io mi sono sempre occupato nella mia precedente, nel mio ospedale in cui ho lavorato. Va molto bene sia con gli interventi di day hospital, noi facciamo sala operatoria tutte le settimane e abbiamo pazienti con liste di attesa di 1 o 2 mesi, sia la chirurgia laparoscopica, nella quale io credo tantissimo, l'endoscopia o chirurgia mininvasiva costituisce il punto di forza di tutta la chirurgia moderna. L'ospedale ha una grossa esperienza in ambito endoscopico perché i miei collaboratori, sia chirurgo che urologo, hanno una tradizione endoscopica. E io lavoro molto in laparoscopia e in isteroscopia, cioè ci sono degli interventi endoscopici che vengono fatti anche in regime di day hospital. La paziente si ricovera la mattina, alla sera va a casa e anche interventi, valutazioni di tipo endoscopico in regime prettamente ambulatoriale. La paziente arriva, si fa la valutazione isteroscopica e dopo un'ora va a casa. Anche queste sono caratteristiche difficilmente pensabili per qualche decennio fa, Sì, ovviamente. la chirurgia endoscopica e la diagnostica endoscopica negli ultimi 10-15 anni ha fatto dei passi da gigante, non solo da un punto di vista diagnostico, ma anche con la possibilità di avere certi strumenti che 20 anni fa non c'erano. Strumenti che ci permettono di tagliare, coagulare con estrema sicurezza, utilizzando il calore, utilizzando gli ultrasuoni, permettono l'esecuzione di interventi chirurgici con la minima invasività per la paziente, con una ripresa rapidissima e con dei tempi di degenza dimezzati rispetto ad un intervento chirurgico tradizionale. Ecco, torniamo al punto nascite, dal suo, chiamiamolo, insediamento. Il primo parto quando è venuto? Dal suo La insediamento. mattina in cui sono arrivato. Ah, Io quindi sono arrivato proprio. alle 8, ho timbrato alle 8 meno 5, meno 10, alle 8 mi pare 13 minuti è nato il primo bambino. Ah, Mi bene. hanno detto, primario, venga, venga, sta partorendo. E sono andato lì e è nato. Ed è nato. Ed è nato a carponi, in una di quelle posizioni che definiamo così naturali, che se la paziente
si trova bene e l'ostetrica se Chiaro. La sente di assistere, le mie ostetriche sono bravissime da questo punto di vista, ha partorito così, è stato il primo, io sono arrivato ed è nato il bambino. È una sorta di talismano, dai, una sorta di porta fortuna. Ma certo. Anche perché l'ospedale di Porto Gruaro in questo senso crede, no? In questo punto nascite, anche per diciamo così, arrivare a quella soglia garantita che tutti sperano. Ma io ci credo tantissimo, ci crede anche tutto il gruppo che lavora con me e speriamo che ci creda anche la popolazione. Grazie al dottor Gianluca Babbo, direttore del reparto di ostetricia e ginecologia dell'ospedale di Porto Gruaro, grazie per essere stato con noi, magari la ritroveremo in una prossima occasione per fare magari di nuovo il punto e per vedere come sta andando. Ma certo, vi ringrazio, buona giornata. Grazie dottore, grazie ovviamente anche ai nostri telespettatori che ci seguono anche in questi momenti di approfondimento e ovviamente ci si rivede con il telegiornale del Nord-Est.